Allora, la volta scorsa ci siamo occupati dell'ars amatoria di Ovidio. Immagino che qualcuno di voi abbia già cominciato a fare pratica per vedere se funziona quel trattato. E restiamo in questo mondo dei trattatelli d'amore e ci spostiamo mille e rotti anni dopo con un libro che si intitola De Amore, che è questo, scritto da un certo Andrea Cappellano. Anche questo è un trattato intorno all'amore, se noi siamo partiti con un romanzo, quindi con I dolori del giovane Werther, ci siamo spostati nel secondo incontro invece su un testo di tipo didascalico, e quindi su un testo nato, anche se scherzosamente, per insegnare l'arte dell'amore, ma abbiamo visto di un amore che ha una natura completamente diversa da quello werteriano, quindi da una parte la passione travolgente, incontrollata, incontrollabile, dominante, che porta Werther al suicidio, dall'altra invece una serie di istruzioni per moderare le tensioni amorose, addirittura in qualche modo per contrapporsi e vincere il dio dell'amore, Eros, che nella cultura antica è comunque considerato un dio malvagio. Da noi l'erotismo è considerata una sfera attrattiva, per quanto poi causi parecchi problemi. Nel mondo greco, più che in quello romano, invece, Eros è un dio da evitare, perché la cultura dell'epoca è comunque una cultura che mira al bilanciamento, all'equilibrio, e la passione è sempre qualcosa di ignobile nel senso etimologico del termine, cioè di non nobile, perché ciò che caratterizza l'uomo nobile è la capacità di non subire il pathos, la passione, cioè di essere una persona attiva, e quindi di, anche nel mondo delle relazioni e dei sentimenti, di avere possesso e controllo sul proprio sentire. E questo vale per ogni aspetto della vita. Il mondo greco poi conosce delle forme plastiche, pragmatiche di comportamento che richiedono proprio questa capacità, diciamo estrema, di mantenere l'equilibrio e la capacità di sopportazione. E l'esempio più banale è la forma in cui si combatte in Grecia. Diversamente da quel che si vede in certi film, la modalità di battaglia dei greci, ateniesi, spartani o tebani che siano, è la struttura della falange oplitica, dove l'azione eroica non consiste nel fare gli arditi che attaccano la trincea, ma nello stare saldi al proprio posto. Tirteo, un poeta spartano, uno dei pochissimi artisti che Sparta ha donato al mondo, scriveva in un suo Carme che la gloria del guerriero è quella di stare saldo al suo posto con lo scudo in mano, mordendosi il labbro, perché tenere la linea, quindi dovete immaginare la falange come una struttura di soldati, di opliti, che hanno uno scudo tondo nel mondo greco molto grande, che protegge metà loro e metà il compagno di lato. E quindi se uno abbandona la linea si crea un varco, si crea un buco nel quale più facilmente i nemici entrano. Quindi non si tratta di attaccare le linee nemiche, ma di resistere fermi e di avanzare lentamente tutti in fila, come una massa compatta. Quindi la virtù non sta nell'audacia, ma sta nel coraggio di mantenere la propria posizione. Questo modello lo possiamo traslare in tutte le cose della vita. Il guerriero greco non è un professionista della guerra, è un cittadino, è un abitante della polis che in certe situazioni, che in genere si riducevano a un giorno all'anno, scende in battaglia e combatte. Come combatte mantenendo il legame con i compagni, così anche la vita della polis, la vita della famiglia, la vita delle relazioni e poi soprattutto a Sparta la vita dell'agglomerato degli aristoi, quindi dei nobili, si basa sulla capacità di stare al proprio posto. Ora, tutta quanta l'insegnamento intorno all'amore che abbiamo conosciuto nell'ars amatoria di Ovidio
applica un po' la stessa idea. Se vuoi vivere bene e con profitto l'amore, lo devi dominare. E per dominarlo devi apprendere un'arte. Il nostro cappellano Andrea scrive un trattato simile, anche se vi devo dire molto meno divertente, e poi capiremo anche perché. Siamo intorno, diciamo, all'inizio del XIII secolo, probabilmente. Questo cappellano, peraltro, è un personaggio un po'. Mentre di Ovidio sappiamo quasi tutto, quindi conosciamo, insomma, cosa ha scritto, conosciamo la sua vita e un po' le sue disgrazie. E nei manoscritti il nostro Andrea Cappellano invece è un personaggio piuttosto obliquo, non si capisce molto bene chi è, anche perché si chiama Andrea e lo si confonde con altri Andrea, che sono o cappellani o ciambellani di vari personaggi delle corti francesi, di cui vi risparmio nomi e storie. Scrive questo testo, probabilmente fine del XII secolo, inizio del XIII, sappiamo che sicuramente questo testo è diffuso intorno al 1230. Diffuso peraltro molto, è un testo che si legge tantissimo e che ha un grande successo. Libro che mette in scena, ancora una volta, l'idea didascalica che sull'amore ci sia molto da imparare. Cappellano si rivolge esplicitamente, come un po' fa anche Ovidio, a una categoria distinta di persone. Quindi in un brano abbastanza celebre, celebre per chi legge questo genere di cose ovviamente, Cappellano dice che l'amore non è per i rustici, cioè i contadini, l'amore non sanno neanche cos'è. Se anche ogni tanto avessero qualche barlume di che cos'è l'amore, durerà poco, e in ogni caso dice è bene non insegnarglielo, perché se apprendessero i piaceri, la gioia dell'amore, smetterebbero di coltivare la terra e questo andrebbe a detrimento di tutta la società, perché la società medievale tende a distinguere con una certa precisione quelli che pregano, quelli che combattono e quelli che lavorano. Quindi fra quelli che lavorano, l'amore deve essere qualcosa di sostanzialmente ignoto, perché Cappellano sa che l'amore sottrae una grande quantità di energie. Dunque l'amore è proibito ai chierici, anche se in realtà poi Andrea Cappellano dedicherà dei capitoli anche all'amore dei monaci e delle monache. Proibito ai chierici, da evitare ai contadini, resta l'amore per la categoria elevata, l'amore nobile, cioè di coloro che, non avendo altro da fare nella vita che ogni tanto combattere o fare un torneo, hanno tutto il tempo e un minimo di cultura per dedicarsi ai piaceri e anche alle inevitabili angustie dell'amore. Anche questo libro è diviso in tre libri. Il primo non è un granché. Nel primo libro essenzialmente Cappellano fa un po' una distinzione fra i diversi tipi di categorie che potrebbero partecipare all'amore, e quindi mette in scena i nobili, i plebei, le nobili e le plebee, e quindi c'è un continuo dibattito, non so, il nobile parla alla nobile, il nobile parla alla plebea, con tutta una serie di istruzioni su come ci si dovrebbe rivolgere. E quindi cosa fa Cappellano? Crea dei dialoghi fittizi dicendo: se vuoi fare un dialogo mantenendo il livello al quale ti trovi, devi farlo così. Cosa curiosa, insomma, però anche abbastanza ovvia, è che è possibile applicare quest'arte d'amore se tutti e due gli interlocutori la conoscono. Cioè Cappellano ci dice fra le righe: l'amore è sempre una questione fra persone che parlano la stessa lingua, possono anche appartenere a categorie sociali diverse, ma è necessario che uno abbiano coscienza della categoria alla quale appartengono. Due, che pur appartenendo alla categoria magari plebea,
siano in grado di conoscere le regole dell'interazione amorosa. Se questa regola non è conosciuta, non si va da nessuna parte. Quindi diventa impossibile realizzare questo trattato e quindi vivere nel modo più corretto possibile l'amore. Noi l'anno scorso, quando ci siamo occupati di Abelardo e di Eloisa, abbiamo un po' indagato il mondo molto diverso dal nostro dell'amore cortese. In vista dell'esame che dovrete fare al termine di questi incontri, magari vi faccio un po' di ripasso, ma brevissimo su quella cosa, perché Cappellano ci torna sopra. Dobbiamo considerare che noi viviamo in una società nella quale l'amore, chiamiamolo così, romantico, è cosa nota, e non è solo nota, è anche considerata l'unica forma autentica di amore. Cioè, noi insomma diciamo che se non c'è sentimento, l'amore non esiste. Quindi tutti questi trattatelli, insomma, la volta scorsa ve ne siete un po' resi conto, ci sembrano un po' delle forzature. Anche se poi di fatto li mettiamo in atto, perché non è che poi la scienza dell'amore sia, dell'amore diciamo ingannevole, sia diversa da quella dell'amore vero. Le strategie utilizzate sono le stesse. In un caso mosse da un sentimento autentico, nell'altro mosse da un sentimento più debole, ma quello che si fa è esattamente la stessa cosa, e quello che ci si attende è esattamente quella cosa lì. Il nostro modello di amore, chiamiamolo sentimentale o romantico, non è l'amore che sempre è esistito. Cioè, è sempre esistito l'amore che noi chiamiamo romantico, cioè ci si è sempre innamorati dai tempi di Adamo ed Eva. Probabilmente, ma il mondo dell'innamoramento e il mondo della coppia sono sempre stati due mondi distinti. Cioè, la dimensione matrimoniale tradizionalmente è considerata come una dimensione pratica, che ha a che fare con la sfera economica. Il matrimonio è sempre strettamente collegato con il patrimonio, tant'è vero che dentro ci sono la mater e il pater, il matrimonio e il patrimonio, un po' come se il pater dovesse occuparsi dell'aspetto danaroso della cosa e la mater dovesse occuparsi dell'aspetto della costruzione, della strutturazione della famiglia. Non ci si aspettava, insomma, che due persone per sposarsi si amassero. Ma prima si combinava il matrimonio e dopo si riteneva che l'amore sarebbe venuto di conseguenza. Un'idea che noi oggi tendiamo a respingere con una certa ostilità e anche senza pensarci sopra granché, ma che probabilmente non è proprio peregrina. Sotto qualcosa di solido c'è, visto che questo modello è resistito per moltissimi secoli. E che oggi siamo in presenza di una realtà completamente diversa. In un mondo nel quale uno può veramente scegliere di sposare chi vuole, siamo in un modello storico nel quale i matrimoni non durano. Quindi, probabilmente, dal punto di vista della sopravvivenza della coppia, il nostro modello non funziona. Traetene tutte le conseguenze del caso. Il modello dell'amore romantico, che pure troviamo sparso qua e là anche in testi più antichi, viene messo a fuoco in età medievale con i trovatori. Essenzialmente è la poesia trovadorica, siamo tra XII e XIII secolo, che si distingue con chiarezza l'amore mosso da un desiderio dall'amore che è legato al costituire una coppia, fare un matrimonio. L'idea dell'amore trobadorico è che il matrimonio è la tomba dell'amore prima ancora che l'amore ci sia, cioè ci si sposa, tenete conto che abbiamo a che fare con gente che frequenta le corti, quindi i matrimoni di corte sono chiaramente nel Medioevo sempre matrimoni combinati, ma combinati anche in culla, vero? Cioè, quasi prima ancora che il figlio nasca, è già promesso sposo o sposa a qualcuno, anche se poi intervenivano magari dei
delle vicende dinastiche, di guerre o di altri interessi che portavano allo scioglimento di questi impegni. Ma l'impegno, la fidanza, quindi l'affidamento, fidanza deriva proprio da fidarsi, cioè dal fare una sorta di contratto, la fidanza veniva talvolta rotta per motivi seri, ma portando a delle conseguenze anche talvolta di vere e proprie guerre. Questo, secondo i trovatori e secondo le dame che governavano le cosiddette corti d'amore, Eleonora d'Aquitania, Maria di Champagne, questo non è amore. Cioè il matrimonio è un'istituzione giuridica sacrosanta che serve, che si deve mantenere, ma non è il luogo dove si esplica l'amore. L'amore si esplica in una relazione che è fuori del matrimonio. E vi dicevo, nella letteratura fino ad oggi, di fatto è così. I libri, i grandi amori nei libri, ma spesso anche nei film, sono amori adulterini. Evidentemente i trovatori anche lì avevano azzeccato qualcosa di piuttosto vero, distinguendo la parte giuridica dalla parte affettiva. Questo modello di amore, che si chiama appunto romantico, deriva da romanzo. E il romanzo non era anticamente il libro scritto in prosa, era la letteratura, spesso in poesia, scritta però in lingua volgare, in lingua romanza. Cappellano ha presente questo tipo di amore, cioè l'amore che è mosso da un desiderio, una pulsione erotica e che deve trovare soddisfazione in una conquista della dama amata, che molte volte è anche una donna sposata. Il modello trobadorico è quasi sempre che il giovane cavaliere, lo juven, si innamora o dedica la sua passione amorosa a una dama sposata, una principessa, una regina, una duchessa, una contessa, si mette in competizione in qualche modo con il marito, amando questa donna da lontano e quindi mandandole poesie, componimenti, cantandole serenate o compiendo imprese gloriose per lei o vincendo i tornei nella speranza di ricevere in cambio qualcosa che può essere un dono, un bacio o di più se poi la dama insomma in qualche modo si concede. Poi c'è tutta la diatriba sul fatto che, ma allora questo amore da lontano deve giungere alla concessione della dama o la dama comunque deve sempre stare distante perché nel momento in cui si raggiunge l'obiettivo l'amore cade? Vabbè, è un dibattimento interessante, se leggerete i miei annali di Zarubi, via via che li pubblico, ci troverete tutta una ricostruzione di questo modello. Vabbè, vediamo il nostro cappellano, il contesto ve l'ho fatto. Vi leggo qualche righetta, come sempre, vi salto una buona parte del primo libro in cui appunto ci sono questi dibattiti fra i diversi livelli di nobiltà. Per incuriosirvi un po', partiamo con i due capitoletti che invece sono quelli che non ci dovrebbero essere, cioè l'amore dei chierici e l'amore delle monache. Vi dico che i chierici nel mondo medievale non sono i preti, cioè non sono solo i preti. Sono chierici tutti coloro che si occupano di attività intellettuali. Nel mondo medievale, e ne abbiamo parlato non mi ricordo quando, nel mondo medievale chi studia appartiene comunque al mondo della Chiesa. Appartiene al mondo di coloro che pregano, non al mondo di coloro che combattono e neanche al mondo di coloro che lavorano. Quindi si è chierici perché si studia, che sia nel monastero, nelle scuole monastiche o che sia nelle scuole cattedrali e quindi all'ombra delle grandi cattedrali delle città, comunque si è chierici. L'anno scorso, se vi ricordate, quando parlavamo di Abelardo, che non era un monaco e neanche un prete, era comunque un chierico e in quanto tale ci si aspettava che non si sposasse. Infatti Eloisa non voleva che sposarlo, perché diceva: se ti sposi perdi la tua dignità, perdi la tua carriera, perdi il tuo ruolo. I chierici quindi sono tutti coloro che, indifferentemente da quale titolo ecclesiale hanno, si occupano di cose di intelletto. Scrive Cappellano: poiché prima ho trattato di tre ordini sociali, e cioè dei plebei, dei nobili e dei più nobili, e all'inizio del trattato ho fatto menzione dei nobilissimi, cioè dei chierici,
Passo ora a trattare del loro amore e a considerare dove ha principio la nobiltà del quarto grado. Quindi i chierici sono nobilissimi per cappellano. Il chierico è considerato nobilissimo in base al privilegio dell'ordine sacro, perché è certo che la sua nobiltà discende direttamente dal grembo di Dio. Il chierico non può aspirare all'amore in base a questo tipo di nobiltà e tenendo conto della sua nobiltà non deve essere schiavo delle opere d'amore, ma è fondamentalmente tenuto a rifiutare qualsiasi diletto carnale e a mantenere se stesso immacolato da ogni contaminazione corporale in onore di Dio, perché segue la sua cavalleria. Il mondo medievale, vi dicevo, ha in grande sospetto le cose della carne. Anche noi non ci siamo ancora sdoganati del tutto da quel mondo, però insomma stiamo facendo un po' di progressi. Il mondo cristiano è un mondo nel quale carne e spirito sono fortemente distinte, infatti l'uomo ideale del mondo medievale è il monaco, cioè colui che fa voto di castità, che si isola dal secolo, dal mondo e che è tutto orientato a realizzarsi in Dio. Per cui il cappellano ci dice che il chierico non può aspirare all'amore ed è tenuto a rifiutare qualsiasi diletto carnale. Tuttavia, poiché difficilmente si vive senza peccati carnali e la vita dei chierici per troppo ozio ed eccesso di cibi è naturalmente soggetta alla tentazione del corpo più di tutti gli uomini al mondo, se il chierico vuole affrontare le battaglie d'amore secondo la nobiltà di sangue o il rango, così usi le parole e segua la cavalleria d'amore, come precisamente insegna la dottrina degli ordini sociali che ho esposto prima. Quindi il cappellano dice: allora voi non dovete fare niente, ma nel caso, ho già scritto prima, un nobile come si deve comportare, seguite quell'insegnamento lì. Ah, tenete conto che anche che cappellano, più ancora che Ovidio, ha a che fare con dei modelli sociali rigidi. Quindi Ovidio, vi ricordate, non avrebbe potuto scrivere il suo libro perché la Lex Iulia proibiva l'adulterio, anzi ordinava e obbligava che in caso si fosse informati di ciò bisognava denunciare alle autorità. Cappellano vive in pieno mondo medievale, dove insomma era impensabile che uno potesse a bocca mandolina, come si dice in Alabama, dire che i chierici potevano tranquillamente coltivare l'arte dell'amore. Cappellano dice: non si può, non si deve, ma siccome siamo tutti peccatori, nel caso sappiate che le istruzioni le trovate al capitolo precedente. Però lui se ne lava le mani. E passa al capitolo successivo che si intitola L'amore delle monache. Ah, tra l'altro questo trattato lui lo scrive a un amico, un tale Gualtieri. Forse sei interessato a sapere cosa dico dell'amore delle monache. Dico che devono assolutamente evitare il piacere come peste dell'anima, perché segue grandissima indignazione da parte del Padre Celeste e perché potentemente si arma la legge civile e minaccia supplizi estremi e tra la gente cresce la cattiva fama che distrugge le lodi. Quindi anche le monache, anzi tanto più le monache, niente. Il comandamento d'amore vieta di scegliere l'amore di quella donna che per legge è vietato sposare. Ma se qualcuno, disprezzando se stesso e la legge di entrambi, vuole l'amore di una monaca, merita di essere disprezzato e respinto da tutti come una bestia odiosa. E giustamente si può dubitare della fede di chi per il piacere di un momento non teme la condanna a morte e non arrossisce di peccare contro Dio o contro gli uomini. Condanno perciò l'amore delle monache e rifiuto come mortali i loro piaceri. E scrive poi: non desiderare dunque, Gualtieri, incontri appartati con una monaca, non cercare di parlarle, perché se sente che l'occasione è giusta per i giochi giocosi, non aspetterà domani per concederti quanto tu desideri e per inventare piaceri infuocati, e difficilmente potrai evitare le peccaminose opere di Venere commettendo peccati maledetti. Quindi anche qua dice: ma le monache sono stati distanti, però stai attento perché se appena appena ti avvicina una monaca, questa qua ti cattura. Altra idea del mondo medievale, in questo molto simile al mondo antico, è che le donne sono una categoria da tenere molto distante, perché mentre gli uomini sono in qualche misura capaci di moderazione, le donne no.
E Cappellano continua a dircelo, soprattutto nel terzo libro, comincerà a fare una tirata contro le donne, in cui le donne risultano un pericolo assoluto e perché del tutto incapaci di controllarsi. No, invece no. Vabbè, segue un capitoletto sull'amore comprato, ma su quello. E dopo vediamo cosa ci dice. Allora, le donne scrivono. Beh, allora, bisogna leggere le lettere di Eloisa per avere un'idea di cos'è l'amore femminile in questo senso. Non c'è tantissimo sulle donne, perché anche alcuni interessanti lettere in prosa attribuiti a donne sono in realtà scritte da uomini. Cioè c'era un uso, magari mi capiterà in uno dei prossimi incontri che faremo, ve lo porto perché c'è una raccolta molto carina di componimenti poetici in latino, scritti da monaci, ma anche monaci di fama e di grande nobiltà e innocenza, dedicati alla bellezza delle donne. Quindi sono delle poesie che questi monaci inviano a delle monache molte volte, in cui gli dicono che sono bellissime, che quando le vedono perdono la testa, eccetera, eccetera, ma che non si può fare niente. E poi sono anche alcune risposte di queste monache, ma sembra che se le siano scritte questi stessi monaci. Il tutto in un sistema che a noi risulta un po' strano, ma che apparteneva forse all'ambito delle esercitazioni di stile. Cioè era un componimento che questi si davano a se stessi per diventare bravi a scrivere. Perché la poesia, l'elegia, e quindi un certo stile anche ritmico, aveva a che fare con questo mondo della lode della donna. Insomma, sono testi molto curiosi, perché da una parte sono anche molto belli poeticamente, dall'altra sono strani, perché in effetti abbiamo, peraltro, non dei monaci di bassa lega, anche abati di monasteri, gente molto celebre, teologi di grande livello, che scrivono questi testi. Di donne ne abbiamo poche, non c'è granché. C'è qualche mistica che ogni tanto scivola, tipo Hildegarda di Bingen, che scivola in questo mondo ambiguo dell'amore, cioè per spiegare l'amore per Dio vengono utilizzate tutte metafore dell'amore erotico. Però gli storici lamentano che noi delle donne dell'epoca sappiamo veramente poco. E li riporta Cappellano nel secondo libro, abbiamo i responsi delle corti d'amore. Le corti d'amore erano delle riunioni verbalizzate, tenute da queste grandi dame, alla presenza di altre dame, ma anche di giovani cavalieri, in cui si dibatteva intorno a un quesito e se ne traeva una decisione, un giudizio. Questi quesiti hanno tutti a che fare con l'amore e quindi lì sappiamo in qualche modo che cosa le donne, però donne di alto rango, pensavano dell'amore. Per il resto dovete considerare, questo i nostri autori ce lo dicono esplicitamente, che nel mondo medievale la dimensione della relazione di coppia era poco più che brutale, cioè di per sé non c'era assolutamente l'idea di una parità fra i sessi, è la cultura trovadorica che esalta la dama e la mette in alto dove diventa quasi intoccabile, tant'è vero che poi diventa un modello che viene paragonato alla Vergine Maria. Quindi spesso è difficile capire se questi trattatelli o queste poesie di autori provenzali del 1200 sono testi erotici o sono testi mistici. Ci sono poi anche fra gli studiosi scuole di pensiero diverse, chi ritiene che siano metafore di canti alla Madonna e chi invece ritengono che si tratti veramente di canti erotici. Le due cose sono molto vicine. E dopo leggeremo qualcosa di questi responsi delle corti d'amore e vedremo un po' cosa ne pensano le donne. Però, ripeto, donne che hanno studiato, quindi donne che appartengono a una categoria molto piccola. Le donne comuni erano in balia dei loro mariti che le menavano tranquillamente dalla mattina alla sera, come sempre accaduto fino a poco tempo fa. Segue un trattatello sull'amore dei contadini, ve l'ho già accennato, ma è breve, ve lo leggo.
Dico che difficilmente i contadini sono cavalieri della corte d'amore, ma sono naturalmente portati, come il cavallo o il mulo, alle opere di Venere, nel modo che l'impulso naturale insegna. Al contadino basta il lavoro quotidiano e il continuo piacere del vomere e della zappa senza pausa. Il contadino nel modello di cappellano, uno che lavora ininterrottamente dall'alba al tramonto. E se talvolta assai di rado è spinto dagli aculei d'amore al di là della propria natura, non conviene insegnargli la dottrina d'amore per non rendere infruttiferi, per mancanza di coltivatori, tutti i poderi che generalmente producono frutti grazie al suo lavoro, quando si dedicasse alle opere d'amore che per natura non gli appartengono. Noi siamo figli della Rivoluzione francese, quindi comunque bene o male siamo abbastanza convinti che tutti gli uomini sono uguali, cioè da noi la nobiltà, il sangue blu, in qualche modo spero che ce lo siamo messi da parte, cioè noi riteniamo che una persona non sia nobile o ignobile perché di famiglia nobile o ignobile, ma per quello che fa. Nel Medioevo invece l'idea che ci sia una nobiltà di sangue è comunque presente, quindi il contadino è così perché è così per natura, dice Cappellano. Cioè non è così perché il destino lo ha fatto nascere in campagna e quindi resta un campagnolo, è così per natura. Bisognerà aspettare in qualche modo il preromanticismo per uno sprazzo che comincia a considerare che forse in realtà la natura del contadino non è una natura, ma è una condizione del caso. Nella elegia sul cimitero di campagna di Thomas Gray, lui cammina in questo cimitero, vede le tombe di questi contadini e dice: chissà quanti fra questi avrebbero potuto essere poeti, inventori, navigatori, scienziati, perché la loro nascita li ha portati a essere contadini, ma magari invece avevano delle capacità, delle facoltà per cui potevano essere altro. Ma siamo già in età moderna. Qui l'idea è che i contadini per natura zappano la terra, non si può ricavarne molto di più. Ma se ti attrae l'amore delle contadine, ricordati di lodarle molto e se ti capita l'opportunità, non indugiare a prendere ciò che vuoi e ad accoppiarti con la violenza, perché difficilmente potrai addolcirle fino al punto che decidano di accoppiarsi pacificamente o di permetterti i piaceri che desideri. Se non c'è almeno la medicina di una piccola costrizione necessaria al loro pudore. Quindi, insomma, la teoria della cavalleria è che, insomma, se ti piace una contadina, prenditela, perché tanto lei, il suo modello culturale non è tale che possa gradire e apprezzare il corteggiamento. Sì, falle tanti complimenti, ma poi prenditi quello che vuoi. E dico così non perché voglio persuaderti all'amore delle contadine, ma perché tu possa brevemente sapere che comportamento tenere se per caso ti capitasse di amarle. E quindi, insomma, sconsigliato, ma se succede si fa. Il secondo libro di Cappellano è dedicato al come si mantiene l'amore. Vi ricordate che anche Ovidio dedica il secondo libro a come mantenere l'amore, ma vi ricordate anche che anche Ovidio non si preoccupa del mantenimento dell'amore in un orizzonte di una coppia stabile che debba conservare la famiglia, ma semplicemente del quanto deve durare l'amore fin tanto che l'innamorato è interessato a farlo permanere, ma è sempre una durata limitata nel tempo, perché dopo un po', per sua natura, questo tipo di amore svanisce e anzi scatta il desiderio di un amore altro. Chi desidera tenere vivo a lungo il proprio amore deve soprattutto fare in modo che l'amore non sia svelato a nessuno oltre i propri confini e resti nascosto a tutti. Quando l'amore arriva a conoscenza di tutti, subito perde il naturale incentivo e viene a mancare. È un aspetto, diciamo, tipico e abbastanza strano per noi dell'amore medievale, è la sua segretezza. Da noi l'amore è in qualche modo un fenomeno privato perché è un fatto intimo, ma è anche un fenomeno sociale. Cioè, gli amanti nascosti, criptici, soffrono del non poter portare alla luce il loro amore, perché comunque consentirebbe loro di vivere una dimensione sociale dell'amore che per noi è bella. Quindi ci aspettiamo che l'amore sia esposto. I medievali no. Per loro l'amore ha valore quanto più è segreto.
E questo è legato proprio al meccanismo stesso dell'amore trovadorico. L'amore cortese ha questa necessità di restare nascosto perché è un amore illecito. Nel momento in cui diventasse palese, metterebbe in moto tutta una serie di complessità che porterebbero a perdere il gusto stesso del coltivare questa cosa. È un po' come rubare, cioè il furto non deve essere svelato, perché nel momento in cui è svelato la cosa diventa pericolosa, ma anche sottrae il piacere in qualche modo del ladro di essere stato furbo. È un po' come il gioco di prestigio: se svelo il trucco, non è più divertente. Questo cappellano ce lo dice perché l'amore comunque e sempre è un gioco. Nel nostro proseguire delle lezioni, volevo farlo la prossima volta, ma a questo punto può darsi che lo procrastiniamo. Il punto di arrivo sarà, così potete anche leggerlo nel frattempo, questo libro di Erich Fromm che si intitola L'arte di amare. Anche Fromm si mette nel percorso di Ovidio, Cappellano e altri. Questo è un libro di psicologia, ma essenzialmente è un libro didascalico anche questo, cioè insegna come si ama e si intitola L'arte di amare perché ci dice Fromm, l'amore è un'arte nel senso di una cosa che si apprende. Nell'arte di amare, ci dice Fromm, c'è comunque una dimensione ingannevole, cioè noi non possiamo mai sapere se il discorso amoroso è vero o è falso. Perché funziona esattamente allo stesso modo. Una dichiarazione d'amore può essere vera o può essere falsa, e il più delle volte anche chi la fa non sa se è vera o se è falsa. Perché se in quel momento è convinto, può darsi che non lo sia dopo. E il meccanismo psicologico che Fromm analizza molto bene è un meccanismo estremamente complesso, perché la dimensione dell'amore è una dimensione complessa, non facilmente dominabile e controllabile. Cappellano non affronta questo tema utilizzando la psicanalisi perché doveva ancora inventarla, però lo sa e quindi ci dice la conservazione dell'amore ha a che fare comunque con un investimento, con un'intenzione che può avere una durata più o meno lunga, ma che anch'esso richiede una tecnica, un'arte. Ti spiegherò brevemente come può crescere l'amore una volta che si è compiuto. Prima di tutto si dice che cresce se gli amanti si vedono e incontrano raramente con difficoltà, perché quanto più è difficile scambiarsi i piaceri, tanto più cresce la voglia e il desiderio di amare. Quindi la distanza, e questo è ancora un altro insegnamento dei trovatori dell'amore cortese, la distanza è nutrimento dell'amore. Oggi noi pensiamo il contrario, cioè riteniamo che un amore distante non sia praticabile, o sia praticabile solo in casi estremi, ma in generale ci attendiamo che l'amore sia fatto di presenza. L'amore cresce anche quando uno degli amanti si mostra all'altro arrabbiato, perché subito l'amante teme che la rabbia dell'amante duri per sempre. L'amore cresce quando vera gelosia, che è nutrice d'amore, afferra uno dei due amanti. E seppure l'amante non è afflitto da vera gelosia, ma da volgare sospetto, ugualmente l'amore cresce e acquista più forza. Qui, come troveremo, Fromm contesta profondamente quest'idea, che Fromm dice: la gelosia in realtà è una dimostrazione che non siamo in presenza di amore, ma siamo in presenza di qualcos'altro, perché lui affronta la questione da un punto di vista completamente diverso, ma lo vedremo a suo tempo. Se viene a sapere che qualcuno si dà da fare per toglierti l'amante, immediatamente cresce amore e l'amerai di più. E ti dico di più, se sai perfettamente che un altro fa l'amore con la tua amante, avrai più desiderio dei suoi piaceri, quando grandezza e nobiltà di cuore non ti difendono da questa perversione. Grande tensione poi viene all'amore dall'atteggiamento e dal portamento che piace all'amante, dalla bella parlata, dalla dolcezza del discorso e dalle lodi che gli altri fanno della sua amante. Vedete, tecniche, cioè
diciamo cose legate anche qui all'esperienza. Vi ricordate che Ovidio rifiuta l'ispirazione delle muse, cioè dice: non mi servono le muse, non sono loro che mi devono insegnare l'amore, perché l'amore è una questione tecnica, si apprende con l'esperienza, ci vuole un maestro. E Cappellano si presenta come maestro d'amore, come pure Ovidio. Come finisce amore? L'amore finisce se uno degli amanti rompe o vuole rompere la fede data all'altro, o se si scopre che pecca nella fede cattolica. Quindi si rompe l'amore sia se uno dei due non ama più l'altro, ma anche se uno dei due perde la fede. Ma perché Cappellano è sempre dentro il suo mondo, un mondo medievale che è un mondo cristiano, per cui non si può amare se non si è cristiani. L'amore finisce dopo che è stato svelato e divulgato fra la gente. E quando la mano generosa dell'amante non soccorre l'amante che soffre grandissimi bisogni ed è molto afflitto dalla sua situazione, amore generalmente si indigna moltissimo e si avvia a mala fine. L'amore finisce anche per il sopraggiungere di un nuovo amore, perché nessuno può legarsi all'amore di due persone. Amore vuole gli amanti congiunti dalla stessa fede e concordi nell'identità dei desideri. Ma anche il contratto matrimoniale mette in fuga l'amore, come insegna la teoria di alcuni amanti. E se per un evento fortuito succede che uno degli amanti sia ridotto all'impotenza di Venere, l'amore non può più durare tra loro, ma li abbandona definitivamente. Quindi anche il matrimonio è un impedimento all'amore. Se ci si sposa, non si può amare. Se la fine d'amore avviene per ignoranza di qualche fatto, può senz'altro rinascere, ma se invece avviene per colpa, non ricordo che sia mai rinato, e però non penso che sia impossibile se non c'è difetto di natura. Quindi anche qua dice, beh, insomma, certi amori potrebbero anche ripartire anche se non ne ho mai visti. Nulla è più necessario agli amanti che sapere con certezza quale sia il sentimento dell'amante. Se scopre che si dedica con cura del corpo più del solito, o cresce il suo amore per te, o si sta interessando dell'amore di un altro. La donna che impallidisce alla vista del suo amante sente indubbiamente vero amore. Inoltre, chi desidera veramente conoscere la fede e il desiderio della sua amante deve, con cautela e discrezione, fingere con l'amante che desidera gli amplessi di un'altra e comincia a frequentare più del solito la sua contrada. E se capisce che la sua amante ha l'animo turbato, sia sicuro che lei è salda nell'amore vero e molto decisa. Quindi, insomma, qui c'è anche un altro aspetto pratico. Metti alla prova il tuo amore, cioè se hai dei dubbi prova a vedere cosa succede se tu fingendo fai capire che ti stai innamorando di un'altra. Il vero amante teme sempre con tremore che la rabbia dell'amante duri per sempre e quindi i litigi sono una forma di riavvicinamento. A questo punto, beh, va avanti ancora per un po', dopodiché la seconda parte del libro secondo ha a che fare con le cosiddette sentenze d'amore. Quindi queste proprio sentenze vere e proprie che vengono scritte alle corti d'amore da queste dame rispetto a dei quesiti che vengono posti. Ve ne leggo uno come esempio, insomma sono parecchi, alcuni abbastanza brevi, alcuni più lunghi. Un tale domandò a una certa Ermengarda, una di queste dame, di spiegargli dov'è maggiore amore, se fra amanti o fra coniugi. E a lui la viscontessa rispose con un'argomentazione filosofica e disse: l'amore coniugale e la vera passione tra amanti, si pensa, sono completamente differenti e da sentimenti differenti traggono origine. Quindi il responso che dà Ermengarda è: l'amore coniugale è una cosa, l'amore fra amanti è un'altra. Pertanto, la duplicità di significato della stessa parola esclude qualsiasi comparazione tra le due forme d'amore e le colloca sotto specie diverse. Non ha senso, infatti, la relazione di maggioranza o minoranza tra cose di duplice significato, se la comparazione avviene con la parola comune secondo la quale le cose risultano di duplice significato. Notate che Ermengarda sta facendo un'analisi di tipo logico, sta applicando un sillogismo, cioè dice: non si possono paragonare due cose che sono di natura diversa, anche se il termine usato è il medesimo. Quindi qui parliamo di amore, sì, però l'amore coniugale è una cosa e l'amore per l'amante è un'altra cosa, quindi non si possono paragonare. Tale comparazione sarebbe possibile se si dicesse che il nome vale la cosa o che l'enunciato è più articolato del discorso. Quindi, come ne viene fuori Ermengarda da questa domanda?
rispondendo che non c'è risposta, cioè non si possono sommare le mele con le pere, sono due cose differenti, quindi non c'è risposta. In altri casi invece, un quesito posto sempre al stesso Ermengarda è questo: c'è un marito che insiste per ricondurre al suo amore la donna che prima era stata sua moglie e che ora, in seguito a divorzio, è separata dal marito. La viscontessa rispose: si ritiene che sia vergognoso l'amore tra coloro che prima erano congiunti da un contratto nuziale e poi si sono separati. Quindi il quesito è: ma se sono separati, adesso questo vuole l'amore di questa, è lecito? E lei gli dice: no, è vergognoso. È una cosa che non si fa, cioè è fuori delle regole dell'amore cortese. Vabbè, se vi leggerete il De Amore di Cappellano trovate molte di queste sentenze, più o meno lunghe, più o meno complesse. Ma io ve le salto per arrivare direttamente alla fine del libro secondo, che raccoglie un elenco di regole. Sono le regole diffuse tra tutti gli amanti, quindi queste regole messe giù in una di queste corte d'amore, ve ne leggo un po', sono 31, ve ne leggo solo qualcuna, ma sono brevissime. Allora, per ragioni di matrimonio non è giusto rinunciare all'amore. Quindi, come diceva il mio amico Playboy, che una sposata non vuol dire niente, cioè, e questo lo dicono anche queste corte d'amore. Chi non è geloso non può amare. La gelosia è un fondamento dell'amore. Nessuno può legarsi in doppio amore. Si sa che l'amore sempre cresce o diminuisce, quindi non è una cosa costante, o aumenta o cala. Sa di poco ciò che l'amante prende contro la volontà dell'altro. Quindi, mentre l'amore per le popolane è un amore violento e puramente legata alla soddisfazione del momento, l'amore cortese è un amore che va concordato, cioè bisogna ottenerlo per concessione reciproca. Nessuno può amare se non lo spinge amore, quindi l'amore non è qualcosa che ci si può dare, accade. È vergogna amare la donna che si ha vergogna di sposare. Quindi è vero che matrimonio e amore non vanno di pari passo, però se si ama una donna e ci si vergognerebbe di sposarla, allora non è vero amore. Il vero amante non desidera di cuore altro amplesso se non col proprio amante. L'amore divulgato raramente è destinato a durare. Il facile possesso svilisce l'amore, il difficile lo fa prezioso. Ogni amante impallidisce sotto gli occhi dell'amante. Poi sul mondo degli occhi vi dirò qualcosa dopo. Un nuovo amore scaccia il vecchio. Solo la gentilezza rende le creature degne d'amore. Questa è un'altra dimensione tipica dell'amore cortese. L'amore cortese è gentile. E in effetti questa parola cortese nella nostra etimologia è diventata sinonimo di gentilezza. La persona cortese è una persona gentile. Ma corte, cortese, deriva proprio dalla corte. E quindi dal fatto che questo tipo di relazione si stabiliva in un contesto culturale, linguistico, che era quello della corte. Ecco, non immaginatevi, ve lo dico fra parentesi, che la corte fosse come si vede nei cartoni animati, le corti, soprattutto le corti inglese e francese, erano degli aggregati di persone che si spostavano. Cioè, i re non avevano il castello dove abitavano. Non abitavano mai nei castelli, i castelli erano luoghi di rifugio in caso di guerra. Giravano, cioè la corte si spostava con tutti gli attendamenti e andava ospite dei vari signori di qua e di là, i quali molte volte si rovinavano economicamente per accogliere questa corte che era fatta anche di centinaia o migliaia di persone che dovevano essere nutrite, alloggiate e via così. Queste corti mobili che si fermavano temporaneamente in varie residenze. Sono appunto i luoghi dove nasce e si sviluppa, soprattutto per ingestione di donne, l'amore cortese. Se l'amore si smorza, presto muore e raramente risorge. Quando si sospetta dell'amante, nasce gelosia e desiderio d'amore. Non dorme e non mangia chi è tormentato dal pensiero d'amore. L'amante non può saziarsi dei piaceri dell'amante. Piccolo indizio getta l'amante in atroci sospetti. Il vero amante è legato senza posa all'immagine dell'altro.
sono alcune di queste regole dell'amore. E si arriva infine al libro terzo, in cui Cappellano in qualche modo nega tutto quello che ha detto prima, affronta il problema del rifiuto d'amore. Cioè, insomma, dice al suo amico Gualtieri che sì, ti ho insegnato tutte quante le tecniche per cui tu puoi conquistare l'amore, ma cercare di conquistare l'amore non è affatto una bella idea. Perde il bene, scrive Cappellano, chi spende tutte le proprie energie nell'amore. A Dio piace chi non pecca pur avendo la possibilità di peccare, più di chi non pecca perché non ha possibilità di peccare. Nessuno può piacere a Dio per i suoi benefici finché sta al servizio d'amore. Dio infatti odia, e nel Vecchio e nel Nuovo Testamento comanda, di punire quanti sono incatenati, fuori del matrimonio, agli atti di Venere e sono comunque prigionieri del piacere. Che bene dunque si potrà trovare lì dove non si fa nulla se non contro la volontà di Dio? Se Dio avesse voluto che senza peccato si praticassero gli atti di fornicazione, senza scopo avrebbe imposto di celebrare il matrimonio, poiché più con la fornicazione che col matrimonio il popolo di Dio può moltiplicarsi. Quindi qui adesso vedete che Cappellano sta negando tutto quello che ho detto prima, cioè sì, per conquistare l'amore si fa così e cos'è, adesso dice però queste cose sono tutte quante sgradite a Dio. Perché se Dio avesse voluto, avesse scelto e decidesse che l'amore, diciamo libertino, lo chiameremmo oggi, è una buona cosa, lo avrebbe sdoganato, perché in effetti anche oggi, ci dice Cappellano, è più con la fornicazione che col matrimonio che il popolo di Dio si moltiplica, cioè ci sono più figli illegittimi che legittimi, erano soprattutto i cavalieri e i re e i visconti e i duchi a seminare figli illegittimi in giro per il mondo, ne erano uno sproposito rispetto a quelli legittimi, c'era anche un'altissima mortalità, però insomma molte volte c'erano anche figli legittimi che facevano carriera nobile, perché comunque si portavano dietro una fetta di sangue nobile e non era indifferente all'epoca. L'amore, aggiunge, è cosa piena di angosciosa paura. L'amante teme di fare o dire qualunque cosa che in qualsiasi modo o momento possa muovere o eccitare all'ira l'animo dell'amante. Chi dunque è tanto sciocco e pazzo da inseguire ciò che costringe l'uomo a sottomettersi al potere di un altro con una servitù così feroce e a dipendere completamente dall'arbitrio di un altro? Dunque, l'infelice pensa di vivere solo per sé e per l'amante, tanto che trova il suo compenso nell'amore di una sola donna, trascurando l'interesse di tutti gli altri e l'amicizia, e perciò giustamente ogni amico deve abbandonarlo, anzi tutti devono schivarlo. Quindi chi si trova l'amante, si dedica a lei, perde anche gli amici. L'amore in vita procura a tutti insopportabili pene e dopo la morte fa soffrire pene molto maggiori. Anche per un'altra ragione si capisce che bisogna assolutamente rifiutare amore, perché onestà e astinenza carnale sono computate tra le virtù. Pertanto il contrario, e cioè lussuria e piacere carnale, vanno di conseguenza computati tra i vizi. Tutti dunque devono fuggire amore, perché gli uomini non desiderano nulla di più se non avere tra la gente nome degno di lode e godere di grandissima fama al mondo. Ma nessuno può conservare pura la propria fama o avere buon nome tra la gente se non indossa i panni della virtù. Neppure la donna, se si pone a servizio di amore, ottiene lode anche quando è amata da un uomo di stirpe regale. Anzi, se per il maschio l'eccesso di amore o di lussuria è tollerato a causa della potenza sessuale, per la donna si tratta di peccato grave e la sua fama è rovinata e da ogni saggio disprezzata. Anche la donna, per quanto nobile, saggia e bella, se si sa che il suo animo si è legato d'amore a qualcuno, è da tutti considerata degna di disprezzo e ogni uomo gentile la rifiuta come moglie. Vedete il paradosso della cosa? Cioè l'uomo gentile è colui che cerca la donna gentile e alla quale chiede di essere amato, ma nel momento in cui lei dichiara di amarlo perde la propria dignità. E quindi lui non dovrebbe neanche più sposarla perché è una donna indegna.
le donne insomma si rimettono sempre in questa cosa, ma qui ovviamente siamo in un testo scritto da un uomo. Amore spezza ingiustamente i matrimoni e senza ragione costringe il marito a lasciare la moglie, ma nessuno, secondo la legge di Dio, può dividere due coniugi, perché la scrittura dice: nessuno divida quelli che Dio unisce. Addirittura sappiamo di parecchi amanti che, spinti dall'amore, pensano alla morte della moglie e la trucidano violentemente. E questo, come si sa, è delitto orrendo, perché l'uomo non deve amare con tanto affetto niente di questo mondo quanto la propria moglie che gli è legittimamente congiunta. Quindi prima ha fatto tutto un trattato sull'amore adulterino, adesso dice che in realtà bisogna amare la moglie legittima, e tutti lo sanno. Dio insegnò che la moglie insieme al marito formano un'unica carne. In più, con la moglie vinciamo il desiderio senza commettere peccato, cacciamo gli stimoli della lussuria e cancelliamo le macchie dell'anima. E dalla moglie riconosciamo i figli legittimi che danno piaceri degni di noi, vivi o morti che siamo. E nei figli Dio riconosce il frutto che gli viene da noi. E seppure dalla fornicazione nascono talvolta figli, non possono dare nessun piacere al padre, essendo cancellati persino dall'eredità. Anzi, i figli nati dalla fornicazione sono l'ignominia del padre. Come dice la scrittura, Dio detesta i figli degli adulteri. Non c'è nulla al mondo di più brutto, più fastidioso, che lasciarsi trascinare troppo dalla natura delle donne. La castità del corpo e l'astinenza carnale è cosa che agli occhi di Dio e del mondo conviene a tutti raggiungere e osservare con ogni mezzo, e anzi, senza castità non si può perfettamente fare nessun bene. E se si osserva castità, per essa si perdonano molti peccati e si tollerano svariate colpe, perché un uomo casto e generoso non può facilmente essere colpito da denigrazione o essere privato delle lodi. E poi dall'amore non derivano solo i mali fin qui ricordati, ma anche le malattie del corpo, perché a causa della cattiva digestione si turbano gli umori interni e vengono febbri e infinite malattie. Anche la perdita di sonno produce molto spesso alterazioni del cervello e della mente e si diventa pazzi e furiosi. Ma anche pensare notte e giorno, come fanno tutti gli amanti, è causa di qualche difetto al cervello e di molte altre malattie del corpo. E ricordo di aver recentemente scoperto in taluni trattati di fisica che gli uomini invecchiano più rapidamente a causa degli atti di Venere, e perciò voglio pregarti di non amare. Quindi insomma ci sono anche dei problemi per la salute. E anche per un'altra ragione condanniamo gli innamorati, perché nella femmina, e qui parte con... nella femmina non si può trovare l'amore reciproco che si cerca. Nessuna femmina mai ama il marito o l'amante con vincolo di reciproco amore, perché la donna nell'amore vuole arricchirsi piuttosto che dare piaceri graditi all'amante. E non c'è da meravigliarsi, poiché la causa è naturale. Tutte le donne, per la natura generale del loro sesso, peccano di avarizia e avidità, e sono intente al guadagno e al profitto e stanno con le orecchie attente. Ho attraversato parecchie parti del mondo e ho fatto attente indagini, ma non ho trovato nessuno che dica di aver incontrato una donna che non faccia volentieri immediata richiesta di doni e che non interrompa l'amore appena iniziato se non approva in pieno i doni offerti o richiesti. E per quanto tu possa regalare a una donna infinite sostanze, solo se ti vede negligente nella presentazione del solito dono o viene a sapere che stai cadendo in miseria, ti guarderà alla stregua di un estraneo che non conosce e sarai per lei odioso e fastidioso. È appena cominciato, adesso avanti. E però non c'è nessuna donna che sia legata a te da tanto amore, ossia così irremovibile, che tenga fede al suo amore se arriva un altro a offrirle doni. È così forte nella donna l'ardore dell'avidità che tutti i grandi doni rompono la clausura della castità. Vi ricordate che anche Ovidio diceva: il mio libro è per i poveri, perché quando uno è ricco non ha bisogno di tanta tecnica, perché comunque uno ricco troverà sempre una donna che lo ama. Se vai a mani aperte, nessuna donna ti lascerà andare via a mani vuote. Se però trascuri le promesse generose, non andare a chiedere niente alle donne, non ottieni niente, anche se tu fossi re, se non porti niente, ma sarai spudoratamente cacciato dalla loro corte, perché tutte le donne per avidità sono ladre e hanno i propri ripostigli. E non c'è femmina tanto nobile per nascita o rango o ricchezza che l'offerta di argento non spezzi il suo pudore e che anche una persona degenere e abietta non possa travolgere con tutta la sua grande e generosa ricchezza, perché non c'è nessuna donna ricca che non sia come l'ubriaco al quale non sembra mai di bere troppo. Se terra e acqua si trasformassero in oro, difficilmente si placherebbe l'avidità della donna.
E per di più ogni donna non solo è naturalmente avida, ma è anche invidiosa e maldicente delle altre, rapace, dedita al piacere della pancia, incostante, chiacchierona, disobbediente, renitente ai divieti, superba, vanagloriosa, bugiarda, ubriacona, berlingatora, incapace di segreti, lussuriosa, pronta a ogni male e incapace di amare con sentimento di cuore. La donna è avida, vedo gli uomini felicissimi di questa. Diventano grandi, grandi sostenitori del cappellano. La donna è avida e non si può immaginare né fandezza al mondo che lei per denaro non sia disposta a fare e con la sua ricchezza non aiuta nessuno che soffre miseria. Nessuna donna si unisce a un uomo con tanto ardore d'amore che non si ingegni di sottrarre la ricchezza all'amante e questa regola è vera senza nessuna eccezione. Tutte le donne generalmente sono anche invidiose, perché sempre la donna si consuma di gelosia per la bellezza di un'altra donna e perde ogni felicità. E per esempio, se una donna si accorge che tutti lodano la bellezza di sua figlia, difficilmente succede che l'ardore dell'invidia non l'afferri dentro e addirittura la grande miseria o la scomposta povertà delle vicine le pare opulenza e grande ricchezza. Difficilmente succede che una donna lodi la gentilezza o la bellezza di un'altra, e se succede che la lodi per una cosa, immediatamente aggiungerà parole di denigrazione per un'altra cosa, che servono ad annullare le lodi di prima. Beh, insomma, su questo. La qualità che i saggi generalmente hanno, mancano assolutamente alla donna, perché crede sconsideratamente in tutto e si compiace di autolodarsi e non si comporta saggiamente. La donna è inoltre schiava della pancia perché non si vergogna di nulla pur di assicurarsi cibi raffinati e se la voglia di mangiare la afferra non ha mai tanta abbondanza di cibo che pensi di saziarsi completamente. Quando mangia cerca sempre luoghi nascosti e molto segreti e mangia volentieri fuori orario. E questo peccato lo possiamo vedere nella prima donna che fu Eva, la quale, pur essendo plasmata direttamente dalla mano di Dio, tuttavia non esitò a mangiare il cibo proibito e per l'ingordigia della pancia fu scacciata dalla casa del paradiso. Generalmente la donna è anche incostante perché nessuna donna, in nessun caso, è così irremovibile che non muti rapidamente fede per ogni minima lusinga. La donna è come cera che si squaglia, sempre pronta a prendere nuova forma e ad adattarsi a qualsiasi sigillo. Basta, ne avete abbastanza, che va avanti ancora, ci sono ancora un bel po' di pagine. Ma Cappellano, secondo me qualche donna l'avrà ucciso perché, però non so, non saprei. Ma insomma, io lo faccio solo per dovere, cioè io non credo a nessuna di queste cose, però io devo. In ogni caso, insomma, il De Amore, che intanto è finito, ha avuto un grandissimo successo, soprattutto presso gli uomini, immagino, ed è stato condannato come libro proibito solo nel 1277, quindi diciamo una settantina d'anni dopo che è stato scritto. Però alla fine, insomma, ciononostante, hanno continuato a copiarlo, diffonderlo, divulgarlo, e quindi evidentemente è un libro che ha segnato un'epoca. Ma nella letteratura compare questo nome? Sì, è un nome. Beh, insomma, adesso non è che i medievali si legano molto nel nostro tempo, però Cappellano è noto, insomma, c'è un autore che si trova, cioè non vi ho scelto un oscuro scrittore, è un testo che ha avuto una grandissima influenza. Ci resta un pochino di tempo e volevo presentarvi un altro libretto, tra i tanti, insomma, che ci sono nel mondo medievale, su cui magari poi ci capiterà di tornare, che è questo volumetto, questo molto più piccolo, però è anche scritto più piccolo, Il bestiario d'amore di Richard de Fournival, pubblicato dalla Mondadori. Questo non è un trattato sull'arte di amare, ma è una sorta di scongiuro che il povero Richard fa alla sua amata perché lo ami. E pur di essere amato, le scrive un testo che lui definisce come l'ultima risorsa che ha. Insomma, cerca in qualche modo di
convincerla ad amarlo e dopo aver provato con testi poetici, doni e tutto il resto, lo fa con un bestiario scritto in prosa. Cosa sono i bestiari? I bestiari, noti già nel mondo antico, sono delle raccolte, diciamo delle collazioni, delle antologie o degli elenchi di animali più o meno fantastici, organizzati secondo dei modelli. Cioè, il bestiario non si limita a dire, non so, come un elenco di animali, allora ci sono gli uccelli e quindi all'interno degli uccelli sono questi, ci sono i mammiferi e dentro i mammiferi. Ma queste donne sono veramente proprio. Ha ragione il cappellano, eccolo qua. Cappellano, adesso sono invidiose perché hanno saputo qualcosa dell'altra che. Non hanno il diritto di parlare. Ma a parte questo. Prego, prego, sì, orientatevi sulle piante. E poi si sa, perché poi io registro tutto e quindi poi anche tutti gli ascoltatori nel mondo che sentiranno questa conferenza diranno Cappellana aveva ragione. Grazie, scusate. Insomma. Ripartiamo da zero con Richard de Fournival che scrive questo bestiario d'amore. Allora, i bestiari erano delle raccolte degli elenchi di animali più o meno fantastici, ai quali si attribuivano delle qualità, delle virtù, erano immaginati come delle metafore di qualcosa. Il modello ispiratore è un volumetto scritto nei primi secoli della nostra era, chiamato Il Fisiologo. È un volumetto piccolo piccolo, adesso non ve l'ho portato, ma ve lo porterò per farvelo vedere, giusto per farvi vedere che ce l'ho, in cui c'è un'elencazione di questi animali più o meno fantastici con le loro caratteristiche. Nel bestiario d'amore, Richard scrive un testo che è in prosa, in cui fa riferimento alle caratteristiche degli animali per spiegare come funziona l'amore, in particolare il suo amore per questa donna che lo rifiuta, ma in generale anche l'amore tout court, l'amore cortese ovviamente. Il testo è piuttosto breve, qui l'ho scritto piccolino, però tenete conto che c'è anche il testo a fronte, insomma, ve la cavate, in una mezz'oretta si legge tutto. Il testo è interessante perché in modo molto soft, molto easy, Richard parte una preghiera a questa dama di amarlo, e subito passa a dirci che il suo amore è come, e tutte quante le sue similitudini prendono dal mondo animale, con però delle immagini degli animali a noi piuttosto desuete, cioè noi siamo abituati ad assegnare agli animali certe caratteristiche, ma non queste. Cioè, a parte che noi abbiamo un rapporto con gli animali molto poco simbolico, però se dovessimo dire, non so, il cane è fedele, l'agnello è mite, il toro è aggressivo, e lì ci fermiamo. Gli antichi e i medievali invece hanno tutta una mitologia intorno agli animali, quindi questi animali sono dei ricettacoli di caratteristiche, storie, leggende, raccolte e che si traslano in parte qui. La lettura è interessante e anche divertente, proprio perché mette in scena questi animali con delle caratteristiche a noi sostanzialmente ignote. Scrive Richard,
Questo scritto è il mio estremo bando, l'arrière-ban, chiamato in francese, in questa lingua che lui utilizza. Cioè, l'estremo bando è quando un re, ce lo dice Richard stesso, prima va in battaglia e porta con sé i suoi guerrieri migliori. Se poi la battaglia va male, deve chiamare la riserva, e quindi chiama proprio la retroguardia, tutti coloro che possono essere schierati, quindi cuochi e zoppi, insomma. Dice, questa lettera che vi mando è il mio estremo bando, cioè l'ultima cosa che posso fare per convincervi ad amarmi. È l'ultimo rinforzo che posso inviare. E quindi è giusto che vi parli con maggiore energia che in tutti gli altri, come si racconta della natura del gallo. Quando il gallo canta di notte, più vicina è la sera o il mattino, più spesso canta. E quanto più ci si approssima alla mezzanotte, tanto più forte esso canta e tanto più amplifica la sua voce. La sera e il mattino, che possiedono la natura del giorno e della notte mescolate insieme, significano l'amore del quale non si spera né si dispera interamente, e la mezzanotte significa l'amore del tutto disperato. Quindi il gallo vicino alla mezzanotte canta più forte, e anch'io che sono vicino all'amore disperato canterò più forte, quindi vi mando questo mio estremo bando. La ragione per cui il disperato possiede una voce più forte si trova, credo, nell'animale che fra tutti quanti mette più energia nel ragliare e che ha la voce più sgradevole e spaventosa, ossia l'asino selvaggio. La sua natura infatti è tale per cui non raglia mai, eccetto quando è estremamente affamato e non riesce a trovare in nessun modo di che sfamarsi, ma allora fa degli sforzi così grandi per ragliare che scoppia tutto. Paragona se stesso a questo asino selvaggio e dice anch'io sto... è un testo in prosa, vero? Quindi la serenata si fa in poesia, insomma, si canta. Lui manda un testo in prosa perché, lo spiega all'inizio, ve l'ho un po' risparmiata questa parte, insomma, dice che la prosa è quella che consente di spiegarsi meglio. E in effetti questo testo si trova anche in una fase di cesura fra un momento in cui si usava la poesia anche per i testi didascalici a un momento in cui si ritiene che la prosa sia più adatta, perché non vincolata dalle regole della rima, del ritmo, del metro, consente di indagare più a fondo la natura, e quindi un testo, diciamo, di fisica è più adatto scritto in prosa. Ma la scrittura in prosa assomiglia, si direbbe Richard, al raglio dell'asino, che è sgradevole, ma è efficace perché è così disperato che ha bisogno di mangiare che si fa notare e grida così tanto fino al punto di scoppiare. Richard fa la stessa cosa. È inevitabile che abbia perduto la facoltà di cantare, perché proprio perde la voce, e vi dirò per quale ragione. La natura del lupo è tale per cui quando un uomo lo vede, prima che esso veda l'uomo, il lupo perde tutta la sua forza e il suo ordimento, ma se il lupo vede l'uomo per primo, questi perde la voce tanto che non può dire una parola. Questa natura si ritrova allora, non è vero ovviamente che se il lupo vede l'uomo per primo perde la voce o viceversa, però appartiene a questo modello dell'epoca. Il lupo si comporta così, vedremo che la stessa cosa ce la dirà poi del leone. Questa natura si ritrova nell'amore fra l'uomo e la donna. Infatti, quando vi è amore fra loro due, se l'uomo riesce ad accorgersi per primo, dal comportamento della donna stessa, che essa lo ama ed è capace di farglielo riconoscere, essa perde la forza di negargli il suo amore. Ma siccome io non sono riuscito a dominarmi e a trattenermi dal rivelarvi i miei sentimenti prima di sapere alcunché dei vostri, voi mi avete respinto. Ve l'ho sentito dire qualche volta, e dal momento che io sono stato visto per primo, conformemente alla natura del lupo, devo perdere la voce. È uno dei motivi per i quali questo scritto non è concepito sotto forma di canto, ma di racconto. Vabbè, poi ci parla della natura del grillo, della natura del cigno, del cane, del leone. Amore fa come il leone. Se accade che un uomo passi accanto al leone e lo guardi mentre sta mangiando la sua preda, inevitabilmente il leone ha timore del suo volto e del suo sguardo, perché la fisionomia umana reca quasi delle impronte di signoria, in quanto l'uomo è creato a immagine e somiglianza del Signore dei Signori. Quindi il leone che
vede un uomo che lo guarda, si prende paura, in qualche modo si... Ma possedendo il leone un naturale coraggio, esso si vergogna di avere paura e assale l'uomo non appena questi lo guarda. Quindi dice, il leone è turbato dallo sguardo dell'uomo e siccome si vergogna di avere paura lo aggredisce. L'uomo potrebbe anche passare 100 volte accanto al leone senza che il leone faccia il minimo movimento, basta che non lo guardi. Per questo dico che amore assomiglia al leone, infatti amore non assale se non chi lo guardi. E qua si entra in uno degli aspetti fondamentali dell'amore medievale, lo sguardo, pensate a Dante, cioè è il vedere che fa scaturire l'amore, il primo passo dell'amore è il vedere. Diceva Tacito nella Germania, primi in omnibus proelis oculi vincuntur, i primi ad essere vinti in ogni battaglia sono gli occhi, e lo diceva in relazione alla prima volta che i soldati romani hanno visto i germani, quindi questi omoni molto più alti di loro, che combattevano nudi a cavallo con degli elmi giganteschi, con ste paragnati che sbattevano, e delle acconciature tipo i rasta dei giamaicani. La prima volta che i romani hanno affrontato questo popolo sono scappati per la paura che avevano di vederli. Nell'amore è un po' la stessa cosa, chi vede si innamora, e quindi Richard Formival ci dice bisognerebbe vedere solo dopo che si è visti, cioè l'amore diventa, si avvantaggia del sapere l'atteggiamento dell'altra in questo caso. Cioè lui dice, se io avessi aspettato di vedere se voi mi amavate, avrei potuto giocarmela meglio, ma siccome mi sono svelato, adesso voi mi tenete sulla corda. Amore dunque cattura l'uomo ai primi incontri per mezzo degli occhi, e per questa via l'uomo perde il cervello. Il cervello dell'uomo significa il suo intelletto, infatti, come lo spirito vitale che produce il movimento ha sede nel cuore e il calore che alimenta il corpo ha sede nel fegato, così nel cervello ha sede l'intelletto che genera la facoltà di intendere. Notate che il modello metaforico rispetto al corpo del Medioevo è diverso dal nostro. Noi, nei nostri modi di dire, abbiamo delle attribuzioni di funzioni differenti. Qui dice che lo spirito vitale che produce il movimento ha sede nel cuore, cioè è il cuore che produce movimento, ed è il fegato che alimenta il calore. Noi abbiamo un'idea un po' diversa, per noi il fegato è il luogo della... quando uno dice mal di fegato, è il luogo dell'insoddisfazione, insomma, di qualcosa che non va. Il cuore invece è il luogo dell'amore. Quando un uomo ama, nessun intelletto gli può essere utile, ma il contrario lo perde completamente, e più ne ha, più ne perde. Perché quanto più un uomo è saggio, tanto più amore mette fatica e accanimento a impossessarsi di lui. Qui amore è ancora visto come un dio, una divinità esterna che prende possesso e che si accanisce proprio contro i saggi. Un po' come accade ad Abelardo, no? Anche Abelardo a un certo punto dice io avevo perso completamente il piacere e la capacità di studiare, di insegnare, facevo le cose meccanicamente perché ero tutto preso dall'amore per Eloisa. E poi c'è la donnola, la calandra, che non so bene che cosa sia, le sirene, notate che le sirene che noi immaginiamo sempre come donne con la coda, che sono donne pesce, in realtà nella tradizione antica sono sia donne pesce che donne uccello. Anzi, per gli antichi, se vedete nei vasi greci, le sirene sono uccelli in realtà con testa di donna. Poi nel Medioevo mutano in tre categorie diverse, ci dice Cappellano, e da noi sono rimaste solamente le donne pesce, che diventano anche poi delle donne, qui sono donne fatali ovviamente che catturano. Da noi invece insomma la sirenetta è stata un pochino, diciamo, messa tranquilla. Segue l'aspide, il merlo, la talpa, e quindi con la talpa entra in gioco il mondo dell'udito, perché la talpa non vede niente, sente solo.
l'avvoltoio, la scimmia, la ringa, il piviere, la salamandra, le api, la tigre che si cattura con gli specchi, l'unicorno che si addormenta al dolce profumo della verginità di una damigella, quindi è un animale pericolosissimo da catturare, in mezzo alla fronte ha un corno al quale nessuna armatura può resistere, tanto che nessuno ha il coraggio di attaccarlo e di avvicinarglisi, tranne una fanciulla vergine, perché quando ne riconosce una al fiuto, si inginocchia davanti a lei, si inchina con umiltà e dolcezza, come se volesse mettersi al suo servizio, sicché i cacciatori avveduti, che conoscono la sua natura, mettono una vergine sul suo passaggio, l'unicorno si addormenta nel suo grembo, e allora, quando è addormentato, giungono i cacciatori, che non avevano il coraggio di attaccarlo da sveglio, e lo uccidono. In effetti poi la scelta è stata questa qui, vedete sulla copertina, proprio della dama e l'unicorno, che si trova, questi arazzi si trovano a Parigi al Musée de Cluny. Sono dei mega arazzi giganteschi. Va bene, e segue con altri animaletti, di cui magari vi dirò qualcosa la prossima volta, perché ormai l'ora è giunta. Grazie, ci vediamo lunedì.